Tra le domande che mi fanno più spesso c'è: ma te che software usi? Che software mi consigli per produrre? Io parto da un presupposto. Può andare bene qualsiasi cosa, dipende molto dai gusti ed è molto personale. Puoi fare tutto con qualsiasi software, però ogni programma ha le sue caratteristiche e quindi può risultare più indicato per delle cose e meno per altre. Comunque, facciamo una breve panoramica di quelli che sono i software più utilizzati al momento. Logic era un bel programma, purtroppo devo dire era perché l'Apple non ci sta puntando più e presto diventerà un programma consumer, una specie di GarageBand. Comunque, fino a qualche anno fa era veramente una suite ottima, completa, con una buona interfaccia, dei mixer, plugin, quindi ci puoi fare tutto. Non semplicissimo ad un primo impatto, però comunque completo e quindi ti permette di fare tante cose e di svariare molto. E tantissima roba è uscita con Logic ed è tuttora utilizzato. Cubase è un altro programma molto diffuso, lasciano leggermente più a desiderare le sue impostazioni di base, quindi devi mettere un sacco di plugin e la cosa è stata un disincentivo abbastanza importante dal mio punto di vista. Però comunque c'è chi lo usa ed è un programma che ci puoi fare veramente di tutto anche con quello. La novità degli ultimi anni è un po' Ableton, che la sua caratteristica è di essere veramente rapido e intuitivo e soprattutto veloce. Riesce a impostare le tracce, a cambiare BPM, ti mette a tempo tutto. Risulta veramente, non dico facile perché non c'è niente di facile da usare, però comunque risulta veramente rapido e quindi è molto utilizzato. Non ha un grandissimo suono di base, anche con i plugin eccetera, sebbene c'è chi lo usa per fare l'intero progetto, master compreso, però sinceramente fai un po' fatica a tirar fuori un gran suono. E tanti il mixaggio lo fanno in un altro programma. Il programma più diffuso per il mixaggio è invece Pro Tools, che al contrario è un po' più macchinoso se vogliamo, un po' più complicato, una logica, bisogna fare un po' più fatica per entrarci, però ha un gran suono di base, veramente valido, sarà per i convertitori o per la scheda audio che prima era necessaria per utilizzarlo, ora invece è stato un po' liberalizzato il campo. Però è veramente un ottimo programma. C'è chi lo usa come sottoscritto per l'intero progetto, dall'ideazione fino alla fine, quindi dico che si può fare e anzi è valido anche per questo punto di vista. Ultimo, ma non meno importante perché non è una classifica, è Fruit Loops, che è un programma se vogliamo più da giovani, con una bella interfaccia grafica, carino, divertente. Secondo i suoi detrattori è più un balocco che altro, però in realtà, come dire, ci sono usciti dei dischi anche importanti. Ed anche in quel caso ci puoi fare veramente di tutto. È molto intuitivo, forse per questo è considerato poco serio, però niente, niente vieta di provare con quello. Se hai suggerimenti, commenta pure, sottoponili al giudizio degli altri senza problemi. Dico che comunque ho visto lavorare su software vecchissimi, su software sconosciuti, pur riuscendo a tirar fuori delle belle robe. Questo per dimostrare il fatto che comunque software è soltanto un mezzo, dipende molto da te e da quello che ci fai.